sai che questo movimento qua della natura me l'ha segnato te? A Via Sicilia. Sì, ma io non mi ricordo il particolare, tu te lo ricordi? Io me lo ricordo benissimo. No, davvero? Anno domini 1990. E me ricordo, io mi ricordo i giornali, che te tenevi i giornali. Quelli erano i giornali della guerra di Golfo del 91, gennaio del 91. E quelli ci ho avuto per tanti anni a casa. C'era, ricordo in prima pagina, Cuccioloni che avevano... L'avevano... Il primo giorno di guerra si era cascato l'aereo. Capitano Cucciolone, maggiore Cucciolone, mi ricordo, una cosa così. E questo qua, una volta siamo messi là a discutere col muratore e dice, ma come serata? Ma serata così, serata così, serata così, invece avete preso il salame americano, io faccio così, perché è il metodo mio. E io poi mi sono messo là, ho fatto così, e ho mantenuto sempre questo metodo di rasatura. Vedi, perché tanti ad esempio finiscono là, no? L'angolo qui avrebbero finito prima. Invece io pure faccio così, vedi? Ma guarda, vedi qui. Guarda, chiude quell'angolo. Poi c'è quelli che sono fattazzo grande, come Roberto. Beh? Che c'è nel modo sempre a spartasso quello più grande, capito? Sì. L'americana quella grande, lo spalviero, il mezzo spalviero, la 60. Invece io sempre questa americana così da medio. Sì, sono più leggero, amore, che sto qua un po' duro. Cosa allenta, Roberto? Beh, perché se non ce la fa... Lui dice perché quella là addrizza di più la pareva. Non è che siamo noi pittori che dobbiamo addrizzare, un po' sì, però non è che siamo noi pittori che dobbiamo addrizzare. Ah sì. Ah, vedete che si già dritta di su. Sì, un po' forse quando farai con ZL, forse qualcosa poi, qualche ondulazione gliela toglie. Però quando stai a fare con questo stucco pronto così, ma questa no, io mi ricordo le giornate sul terrazzo, quelle mi ricordo il tè, mi ricordo... Vabbè, mi ricordo che siamo andati subito in sinfonia per mangiare queste cose così, il sole... E Lipton. C'era il baretto, ancora c'è il baretto, sai? Non ci sono più passato, sai? Io ci sono stato ultimamente, cioè, a fare un preventivo, proprio lì al palazzo del baretto. Beh, è rimasto così la facciata, è rimasta quella, C'è sta adesso, ma nel centro medico ci hanno messo. Però il palazzo penso che sia sempre di proprietà da Reale Muro. Beh, quella zona è stata una ottimizzazione incredibile, a ripensarci. Villa Luisi. Era una villa di 25 ettari, tutto qua la zona lì di Veneto, fino a Termini, no? Nell'Ottocento, dopo l'Unità d'Italia, hanno ottimizzato quella tutta qua la zona, una cosa, una scelta incredibile. Ma sì, perché tanto noi mettiamo una leccata, quindi... diventiamo giusto la